Rosa Ventrella, buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontarci il suo nuovo romanzo intitolato Benedetto sia il padre. Benedetto sia il Sì, padre. il titolo parla da solo, nel senso che questo padre purtroppo benedetto non lo è per sua figlia Rosa. Anche se il legame che prova nei confronti di suo padre sarà sempre un rapporto di odio-amore. Ma perché? Perché questa è una storia di violenza domestica, di violenza assistita, raccontata attraverso la voce della figlia Rosa, che cambia nome nel corso della storia. Prima è Rosè, poi è Rosa, poi diventa Rose, sperando così di cambiare nome, di cambiare anche pelle Come e identità. Marilyn. Una bambina e poi ragazzina che racconta di questo padre violento, pedifrago, traditore e di una madre fragile, Agatha, che continua ad amare un uomo nonostante le umiliazioni che subisce. E Rosa, diventando donna, non potrà non sentire addosso le stesse umiliazioni della madre e inevitabilmente anche la sua vita, le sue decisioni, il suo destino saranno mutati, anche se non svegliamo ovviamente il percorso finale, Anche ma se, e qui ci fermiamo, perché esatto. è importante che il destino di questa storia sia condiviso dai nostri ascoltatori. E lei ha già detto molto, Rosa Ventrella, per quanto riguarda questa donna, soprattutto la figura del padre. Qui è una figura difficile Pronto? È una figura, dicevo, una figura difficile, quella del padre, una figura complessa che destina il mondo della famiglia in una maniera strana. Lei a un certo punto del suo romanzo, Rosa Ventrella, scrive che i figli ripercorrono gli stessi errori dei genitori, e questo mi ha ricordato un passaggio teatrale di un altro indagatore della coscienza a livello teatrale, ma non solo, fortemente psicologico, forse anche psicanalitico, vero Henrik Ibsen, che ha trattato molto questo argomento. Ecco, in che modo i figli ripercorrono sempre gli errori dei padri e diventano, lei scrive, quasi come questi errori come dei serpenti che si attorcigliano e si avvinghiano e non lasciano più la presa. Sì, esatto, è quello che succede alla protagonista, è quello che purtroppo ho visto succedere perché questo romanzo nasce dalla raccolta di molte esperienze, non solo vissute ma anche raccontate, nasce da un bellissimo percorso fatto nel mio lavoro, grazie a una psicoterapeuta per affrontare, per aiutare le donne vittime di violenza domestica. E purtroppo quello che è emerso dalle tante testimonianze raccolte in questi 3 anni, perché ci sono voluti 3 anni per raccontare la storia, ma molto di più, perché questa storia c'era già dentro di me, nel mio quartiere, nella mia infanzia, in tanto di quello che mi ha circondato. E quello che emerge è che spesso purtroppo i figli tendono a reiterare gli stessi errori, soprattutto delle madri. In qualche modo dei modelli, seppur sbagliati, restano attaccati alla pelle. La stessa Rosa dice spesso di sentire la pelle nera nera, come la definisce lei, di suo padre. Non è una condanna, perché il messaggio non vuole essere di condanna. Segui le orme dei tuoi genitori e inevitabilmente sei portato allo scacco, alla sconfitta. C'è un meccanismo prima di difesa, poi di paura. Ma c'è anche un meccanismo di superamento della paura nelle pagine del romanzo, che passa però attraverso la consapevolezza. Non si possono affrontare le ferite del passato senza la consapevolezza. Ed è quello che Rosa raggiunge in età matura, dopo i 40 anni, a 46 anni. È un percorso doloroso, perché il passato ci appartiene, ma la consapevolezza ci proietta anche verso un futuro diverso. Eh sì, Rosa Ventrella, perché è un cammino difficile, faticoso, pieno di imprevisti. Prima di arrivare
a dire di sentirsi a casa, finalmente a casa, perché che cosa vuol dire sentirsi a casa? Vuol dire stare bene con se stesso, stare bene con gli altri, chiudere la porta e vivere il proprio tempo senza le implicazioni di prima. Però per arrivare a questo, finalmente a casa, sarà veramente una strada difficile. Rosa Ventrella, ogni volta che io chiudevo questo libro, ovviamente mi imbattevo nella copertina, ed è una copertina che, nella quale ho cercato una corrispondenza ad ogni momento in cui la chiudevo, ora positiva, ora negativa. Ce la vuole raccontare? Sì, devo dire che per questa cover è stato amore a prima vista per me. L'abbiamo condivisa insieme con gli amici di Mondadori, ce n'erano altre di proposte belle. Però questo abbraccio, che non è un abbraccio normale, tra virgolette, è un abbraccio straziante. Nel momento in cui l'ho visto la prima volta mi sono venute le lacrime, perché ho detto: questo è l'abbraccio, mi vengono ancora adesso a ripensarci, questo è l'abbraccio tra Rosa e suo padre, questo è l'abbraccio della riconciliazione. Non parlo di perdono, perché il perdono forse è qualcosa troppo difficile da raggiungere, qualche illuminato ci riesce, ma per noi comuni umani è molto difficile. Ma l'indulgenza, la riflessione condivisa, sì, quello si può fare, quello si può raggiungere. E questo abbraccio, secondo me, era quell'abbraccio monco che Rosa ha con suo padre in ospedale, al capezzale della madre Agata. E appena l'ho visto ho pensato a quel momento della storia, e quindi secondo me questa copertina rende davvero il dolore, lo struggimento, la speranza, l'amore, nonostante il distacco e la freddezza che si trovano nel romanzo. Questo padre, che era bellissimo, ma non aveva nessun cenno all'altruismo, all'indulgenza. A un certo punto del libro c'è scritto che amabile e irresistibile come solo le cose malvagie sanno essere. Ecco, questa tentazione verso questa persona bellissima, ma anche questo rifiuto verso questa persona che è bella fuori ma molto brutta dentro. Sì, esatto, questa attrazione e repulsione per ciò che è male accompagna un po' tutta la vita di Rosa, in tutte le sue scelte. La scelta di legarsi in amicizia, scusate, con una prostituta, l'amore innocente ma nello stesso tempo proibito, segreto, per un amico di suo padre, quindi un uomo molto più grande di lei, e persino il matrimonio con Marco, che è un uomo altrettanto complicato, altrettanto conflittuale come suo padre. L'altro usurpatore, lo definisce lei, quell'altro usurpatore che si impossessava delle vesti di suo padre e che ora si impossessa delle vesti di suo marito. Lei vive continuamente questa dicotomia tra il bene e il male, la vive anche nel quartiere, perché il quartiere più popolare, più antico, più selvaggio della città è un luogo dell'anima importante per Rosa, che la attira da una parte ma dall'altra parte la fa fuggire, perché lei sogna di lasciare quel quartiere. È l'eterno conflitto in fondo tra bene e male che ognuno di noi a suo modo vive. La strada verso il bene per Rosa è particolarmente ardua e complicata, però come dicevamo prima passa attraverso l'amore per se stessa innanzitutto, perché lei fondamentalmente non accetta se stessa, si sente brutta, non si sente amata da nessuno, si sente sola, si definisce invisibile, una bambola sfasciata, esattamente come sua madre e come Marilyn. E deve quindi passare tre stadi questa donna, prima nel limbo, fuori dal limbo e poi nella ruggine, come sono i titoli di questi tre capitoli del romanzo Benedetto sia il padre. Ad ogni capitolo c'è una citazione, Irene Nemirovsky, Giorgio Caproni e Primo Levi. Perché queste scelte? Beh, sono scelte che mi appartengono al mio lavoro come insegnante, al mio percorso di studi e mi appartengono soprattutto come,
come sentimenti. Nemirovsky è una delle mie scrittrici preferite, Suite francese lo ritengo un capolavoro assoluto, l'ho letto moltissime volte, lo faccio leggere a stralci ai miei studenti perché c'è un dolore, uno strazio, ma una profonda umanità in quello che lei scrive. Giorgio Caproni perché è in assoluto il mio poeta preferito, Il seme del piangere è una raccolta meravigliosa, e perché lui ama talmente tanto sua madre che dopo la morte della madre sente la necessità di dedicarle una raccolta poetica che è dolcissima e struggente, e in questo romanzo il rapporto tra Rosa e sua madre è un po' il filo conduttore della storia, quindi non potevo non citare Caproni. E Primo Levi perché il messaggio di speranza finale, di attaccamento alla vita, attraverso questa poesia meravigliosa dedicata alla moglie Lucia, mi sembrava la chiusa perfetta per un romanzo che passa appunto attraverso il limbo e poi torna alla vita. Attraverso il limbo per tornare alla vita, però lei ha già accennato, Rosa Ventrella, a quel matrimonio che stava naufragando, e nel pieno del naufragio può arrivare una telefonata, e a quella telefonata non puoi non rispondere, e quando rispondi senti che c'è un impegno da assolvere, è un impegno nuovo che può cambiare ancora una volta il tuo destino, ma non solo il tuo. Sì, esatto, è la telefonata che innesca poi il motore della storia. Il momento che tutti sappiamo prima o poi arriverà nella vita, ma lo teniamo lì acquattato nell'angolo, come dice Rosa, poi all'improvviso spunta e con le sue gemme inanellate ci graffia, no? ci fa sentire che il tempo è finito, è scaduto, e questa è la sensazione che prova Rosa quando suo fratello, che non sentiva da 2 anni, le dice improvvisamente che sua madre, la madre tanto amata, Agata, ha avuto un ictus e quindi il futuro è incerto, ogni pensiero di Rosa corre verso l'idea della perdita imminente della madre, e questo innesca un meccanismo a ritroso che permette a Rosa poi di rivivere la sua adolescenza inquieta, il suo sentirsi incompiuta come donna, il senso del fallimento, no? Di non aver reso orgogliosa di sé quella madre che tanto amava e che avrebbe voluto salvare, ma che invece ha abbandonato tra le grinfie di faccia d'angelo. Questo secondo me è proprio il momento in cui ognuno di noi fa i conti con se stessi, con quello che si è diventati, con quello che si è lasciato incompiuto, un momento di cesura. E per Rosa, come dicevamo prima, è il momento invece della consapevolezza. Il momento della consapevolezza, ma c'è consapevolezza anche con questo desiderio, forse più di un desiderio, Rosa Ventrella. A un certo punto diventa una necessità, la voglia, il desiderio, la necessità di fuggire. Non si sa dove, verso dove, ma fuggire, perché c'è qualcosa che va continuamente storto, c'è un gioco crudele che si è innescato, e a questo gioco, a tutte queste cose che sono storte, non resta altro che forse fuggire. Sì, la fuga è sempre tanto agognata da Rosa, era una fuga che in realtà lei avrebbe voluto fare con sua madre. Più volte dice di voler comprare un biglietto di sola andata, lei, sua madre e il fratello più piccolo Michele, e scappare in un altrove qualsiasi, purché lontano da Faccia d'Angelo e da quel quartiere che così tanto influisce sui desideri di fuga di Rosa. Devo dire che questo aspetto di Rosa lo sento particolarmente mio, ci sono tante cose di Rosa che non a caso ha il mio nome, che sento particolarmente mie, e questo desiderio di fuga io lo percepivo fortissimo già da quando ero bambina, perché avevo un rapporto conflittuale come quello che ha Rosa con questo quartiere, con queste radici che a volte sentivo un po' avvinghianti. Stiamo parlando di Bari, di un quartiere di Bari. Del quartiere popolare, il quartiere vecchio di Bari, dove negli anni in cui è ambientata la storia predominava il male, il nero, la violenza. E questa violenza ti si attecchiva sulla pelle. Se non era tra le mura domestiche,
era magari tra quelle dei vicini, era per i vicoli, era per strada, e Rosa trovava rifugio nel mare, che in qualche modo riusciva a calmarle l'irrequietezza che sentiva dentro. Lei poi la fuga la tenterà, ma ahimè fuggirà dal quartiere, fuggirà da Faccia d'Angelo, ma non riuscirà a fuggire da se stessa e dalle ferite che si portava dietro. Le ferite che si portava dietro, ma sono soprattutto le ferite che si portava dentro, che erano quelle ferite che contenevano un dolore immenso, ed è un dolore che bisogna condividere nella lettura di questo nuovo romanzo di Rosa Ventrella pubblicato da Mondadori. Benedetto sia il padre. Prima di salutarci, Rosa Ventrella, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ho appena ultimato un romanzo bellissimo che ho già consigliato in altre sedi in questi giorni e che consiglio ancora, che è di Jefferson Tenorio, un autore brasiliano bravissimo, Il rovescio della pelle, sempre edito Mondadori. È una storia sì di razzismo, perché racconta i quartieri torbidi di Porto Alegre, ma è anche una grandissima storia familiare di rapporti incompiuti, di fallimenti nelle relazioni matrimoniali e di figli, ancora una volta, neanche a dirlo, che subiscono i fallimenti dei genitori. Quindi è una storia profondissima, con una sensibilità davvero eccezionale. Mi sento di consigliarlo a tutti, è uscito da pochissimi giorni, quindi una lettura da fare. Una lettura da fare per ripercorrere, come ha detto lei, anche di nuovo quella frase che ritorno a citare dal suo libro: i figli spesso ripercorrono gli stessi errori dei genitori. Però è una frase sicuramente ad effetto, ma è una frase che attraversa questo romanzo, ma può attraversare la vita di tutti noi. Penso che essere esclusi da questa frase sia veramente uno straordinario privilegio. Grazie, grazie davvero Rosa Ventrella. Grazie a voi e buona giornata. Buone letture a tutti. Buongiorno.